Devo dire che il risultato finale, dunque 3-1 del Parma contro il Lecce, ha rispecchiato soltanto in parte l'andamento della partita. Il Parma è stato spietato nell'approfittare degli errori degli avversari, con questo implacabile Gilardino sempre più calato nei panni di giustiziere. Il Lecce invece ha pagato a caro prezzo qualche sbandamento di troppo e non ha beneficiato di una fase offensiva degna del possesso di palla. Prandelli deve rinunciare agli squalificati Cannavaro e Marchionni, mentre Rossi non può schierare per lo stesso motivo Siviglia. Stovini in maschera per una frattura al naso. Nel giro di pochi secondi, roba da elettroshock, Vincenzo Sicignano passa dalla commozione all'umiliazione. Prima il saluto dei suoi ex tifosi sotto la curva e poi la beffa che stiamo per vedere. La partita è appena cominciata, dribbling vinto su Gilardino, dribbling perso su Carbone che sfrutta l'occasione. Sono trascorsi 16 secondi e guardate l'espressione del portiere dopo il gol subito. L'uomo più pericoloso del Lecce, agendo spesso a destra davanti a Cassetti, è Conan, che qui impegna Frey e poi si coordina male Abruzzese. In tribuna lo spavento di Baraldi. L'uomo più pericoloso del Parma, anche lui spostandosi spesso nella zona di Abruzzese, è invece Carbone. Rifornimento di Bonera, appoggio di petto di Gilardino, numero di alta scuola e conclusione inadeguata. Anche Bresciano, con il passare dei minuti, conferma l'abilità dei trequartisti di casa nell'infilarsi fra difesa e centrocampo pugliesi. Sicignano, almeno in parte, si riscatta. Cevanton, 14 reti in campionato, è controllato bene da Ferrari e Bonera, oggi centrale con Castellini a destra, per cui tocca ancora a Conan la parte della guastafeste. Al 41esimo, errore di valutazione della difesa centrale del Lecce, Bovo più Stovini, che su servizio di Barone abbandona Bresciano e Gilardino. Assist del primo e gol del secondo, 16esimo bersaglio per Alberto Gilardino. Al 47esimo gol annullato in modo discutibile da Pieri a Lecce. Su cross di Abruzzese l'arbitro ferma il gioco per una simulazione di Cevanton, che però non verrà ammonito, vanificando il tuffo di testa di Franceschini. Le proteste dei giocatori pugliesi proprio alla fine del primo tempo. Nella ripresa i terzini Abruzzese e Tonetto salgono a sostegno di Cassetti, Bolagno, Ledesma e Franceschini ed ecco Cevanton tornare se stesso. Inizia e conclude l'azione del 15esimo gol, eguagliato il record di Lucarelli e porta Parmigiana violata dopo 268 minuti. Al 38esimo finiscono le speranze del Lecce, proprio nella fase di maggior forcing della squadra di Rossi. Sul lancio di Bresciano, Stovini, disturbato da Bovo, respinge corto e Gilardino, eccolo qua, non perdona. 17esimo gol a due reti dal record nel Parma di Zola. Parma 3, Lecce 1 e linea che torna a Paola Ferrari.